Buonasera e benvenuti a questa nostra puntata dedicata a Villa Brandi, un luogo magico, fa parte della dotazione, mettiamola così, delle grandi meraviglie del Ministero dei Beni Culturali nella nostra città. Una villa che dal Settecento fa parte del patrimonio della famiglia Brandi e qui ha abitato il grande critico d'arte Cesare Brandi. Ci racconterà la villa, eccola qua, è già pronta, grazie dottoressa, la dottoressa Anna Maria Guiducci. Sarà davvero un viaggio che si annuncia molto interessante. Dagli esterni della villa che abbiamo visto anche ritinteggiata, la notte si illumina, davvero è bello vederla anche da altri luoghi di Siena, siamo nello studio di Cesare Brandi, ma studio che poi andando più in là con l'inquadratura era anche la sua camera. Adesso ne parleremo con la dottoressa Guiducci, questo era il suo tavolo di lavoro, il tavolo di lavoro di Cesare Brandi, forse chissà, in questo tavolo avrà scritto il famoso articolo negli anni 60 pubblicato dal Corriere della Sera in cui si sostenne a gran voce con anche toni molto forti che l'ospedale al Santa Maria della Scala proprio doveva andare via. Da lì iniziò un percorso che diciamo è ancora un viaggio aperto. Ma veniamo alla dottoressa Anna Guiducci, ecco, ci racconti un po' le atmosfere, il pensiero, l'opera di Cesare Brandi che si lega in gran parte a questo luogo. È sempre emozionante percorrere le stanze di questa villa che Cesare Brandi amò tanto. Il suo rapporto con Vignano è un rapporto viscerale, innanzitutto lui diceva nei suoi scritti «mi piace tanto Siena vista da Vignano» e quando voleva definire il suo rapporto con questa sua dimora dove trascorreva i momenti del relax, i momenti della vacanza, i momenti da bambino del periodo estivo, diceva Vignano per me è più di una culla, è un pezzo di intestino. Quindi a voler sottolineare come il rapporto con questo luogo così ameno della campagna senese sarebbe poi rimasto per lui un punto di riferimento importante in cui lui sarebbe tornato, lui che esule da Siena giovanissimo, fin dalla metà degli anni 30 del Novecento era andato via da Siena, era andato a Bologna, Udine, le isole del Dodecaneso, era poi approdato a Roma dove rimarrà un po' tutta la vita. Però Vignano in ogni momento libero dalla sua intensa attività lavorativa rimaneva un luogo dell'anima e mi fa anche un po' un certo effetto sedere su questa poltrona che l'ha visto tante volte ricevere gli ospiti, gli amici e proprio su questa poltrona ricordo Cesare Brandi che rispondeva alle domande di un intervistatore della televisione e in cui raccontava perché avesse voluto donare questo suo possesso allo Stato, in particolare alle due soprintendenze senesi, perché voglio che questa villa che mi ha visto vivere, che mi ha visto accogliere tante personalità illustre, rimanga una proprietà pubblica, venga donata allo Stato, perché ne faccia un museo e con la volontà esplicita che nulla dovesse essere cambiato e mutato rispetto alla sua, al suo allestimento originale. Perché questo? Perché Cesare Brandi raccontava che era un po' la storia di una villa della borghesia senese a partire dal Settecento e qui dice ci sono tutti i mobili così come i miei genitori e i loro antenati li avevano allestiti.
infatti la villa era stata acquistata dai Brandi che venivano da Genova, erano commercianti della seta e fin dalla metà del Settecento si stabilirono in questo luogo così affascinante e coinvolgente della campagna senese. Quello che vedremo poi degli interni della villa, vedrete, confermerà questa sensazione di tempo immobile per quanto riguarda la ricchezza del suo ammobiliamento, così come lo definiva Cesare Brandi. Bene, dottoressa Guiducci, io prendo in mano con un po' d'emozione questi libri. Questo è il libro dedicato a Morandi, di Cesare Brandi ovviamente. La teoria del restauro di Cesare Brandi, ricordiamo che Cesare Brandi insieme ad Argan creò l'Istituto Italiano del Restauro, un'eccellenza per il nostro paese, ma qui di eccellenze ce ne sarebbero tante tra i libri, ma ce ne sarebbero anche alle pareti, dove c'è, vediamo adesso, dei chiodi, perché qui c'è la collezione privata di Cesare Brandi, attualmente è il restauro, ma la stiamo vedendo nelle immagini che ci ha gentilmente dato la soprintendenza senese, e tanti nomi importanti, dottoressa Guiducci, del Novecento italiano soprattutto. Questa camera biblioteca la si potrebbe anche definire una sorta di antologia proprio della cultura figurativa del Novecento, perché Cesare Brandi amava circondarsi dei dipinti che i suoi amici pittori e artisti gli avevano donato nel corso degli anni, anche come una sorta di ringraziamento per l'attenzione, le letture critiche che Cesare aveva voluto dedicare loro. E ci sono davvero i nomi più rilevanti di quella cultura, cominciando da Renato Guttuso, che fu ospite in villa nel 1938 e a memoria di quel soggiorno ritrasse alcuni scorci della campagna che poteva vedere dalle finestre della villa di Vignano e li lasciò in dono a Cesare e ai suoi familiari. Ma poi abbiamo De Pisis con un dipinto degli anni 30 che raffigura uno scorcio di Parigi, abbiamo Burri, di cui una piccola combustione e un cretto bianco accompagnarono la riscoperta che Brandi fece di questo artista del Novecento, fino ad allora non completamente compreso e a cui dedicò una bellissima monografia. E poi ci sono i Manzù, quindi in questa stanza lui aveva voluto circondarsi delle opere più preziose che gli erano state dedicate dagli amici più cari. Non solo, ma aveva anche dei dipinti della cultura figurativa senese e tradizionale, tra cui un bellissimo commiato di Cristo dalla Madre, che è attribuito a Rutilio Manetti Giovane e che Brandi voleva proprio poter ammirare ogni volta dal suo letto, perché Rutilio Manetti, Ventura Salimbeni erano stati il tema della sua tesi di laurea in storia dell'arte. Quindi si respira in questo ambiente, e lo dico sempre con una certa emozione, tutta la densità di rapporti intellettuali che il critico seppe intrattenere nel lungo periodo della sua esistenza in questa villa così piena di ricordi e di suggestioni. Qui siamo nella saletta dove c'è ancora il pianoforte. Dottoressa Guiducci, questo è un pianoforte originale dei momenti in cui Cesare Brandi invitava gli amici, eccetera, e si ritrovava anche la famiglia Brandi. Certo. Diciamo che la passione della famiglia Brandi per la musica era veramente molto, molto sentita. La madre Nella era una valente pianista e anche il fratello di Cesare, Baldo, era sì avvocato, ma diciamo che la sua passione più approfondita era proprio quella per la musica. Tant'è che la famiglia, per ritrovarsi, per i passatempi in villa, poteva utilizzare due ambienti: questo in cui vedete questo pianoforte che di recente è stato restaurato e quindi sarà di nuovo possibile ascoltare della buona musica da questo strumento, ed era il salotto della musica estivo che dava sullo splendido giardino, e in cui gli invitati potevano godere sia dell'atmosfera campestre della villa che della musica che veniva qui eseguita.
Al piano di sopra c'era il salotto da musica invernale, in cui c'è un fortepiano, anch'esso molto, molto antico, in cui i convivi durante la stagione più rigida potevano svolgersi in questo salotto, ripeto, quasi pressoché identico a questo, solo più raccolto e dotato di un bel caminetto che rendeva più clementi le pomeriggi passate ad ascoltare della buona musica. Bene, adesso che siamo a casa sua vogliamo un po' portarlo dentro la nostra trasmissione Cesare Brandi, ovviamente facendo riferimento a materiale d'archivio. Si tratta di un documentario girato da Extra, provincia capitale, in cui Cesare Brandi parla della chiusura al centro storico di Siena. E ne parla come un contemporaneo, mentre si era appena provveduto alla chiusura del centro storico di Siena. Sentiamolo. Per quanto riguarda l'esperimento di Siena, che è al centro ora dell'attenzione, io devo dire che sono stato uno dei primi ad applaudirlo, in quanto che già aveva dato un grande risultato il fatto di aver elevato il parcheggio dalla Piazza del Campo. Poi dopo ho voluto rivedere e osservare di persona come questo esperimento di avere tolto il traffico automobilistico da tutto il centro storico si era realizzato. Ora, questo esperimento si è realizzato evidentemente in un modo affrettato, in quanto che la città è risultata divisa in due parti. Ora, non si può pensare, se si vuole rendere e continuare a rendere vivo il centro storico di una città, non si può pensare di tagliarlo in due parti, in modo che una persona, per esempio, che viene da Firenze per andare al Duomo, deve uscire dalla città, fare tutto un percorso in campagna, rientrare da un'altra porta della città e tornare fino al Duomo. Ma allora si dirà, allora bisognerà fare delle strade di scorrimento, bisognerà aprire. Ecco, questo è il punto più pericoloso, in quanto che la chiusura al traffico di un centro storico si deve intendere proprio come salvaguardia del centro storico, ossia salvaguardia non solo dei monumenti, ma della sua antica urbanistica, di tutte le sue caratteristiche globali che prese tutte insieme assumono il nome di centro storico. E torniamo quindi a ragionare di ciò che c'è dentro questa villa. Questa è un'opera di Manzulla. Dottoressa Anna Maria Guiducci ci racconta anche questa parte di questa splendida villa. L'ingresso storico alla villa è quello che ci racconta anche un po' delle sue vicende costitutive, perché abbiamo il soffitto a travi, abbiamo la scala in travertino cinquecentesca, perché la villa, come ci teneva anche a sottolineare lo stesso Cesare Brandi, era stata probabilmente costruita su disegno di Baldassarre Peruzzi. E in questo ambiente sono oggi ricoverate ed esposte alcune delle sculture più significative della raccolta di Cesare Brandi, anche di quelle più contemporanee. Si pensa che ci sono i tre scogli di Pino Pascali, questo giovane artista che Brandi aveva voluto valorizzare, uno dei primi, prematuramente scomparso nel 68, o ancora di più la bellissima terracotta invetriata di Leoncillo, che si chiama Il Sogno Interrotto, altro artista un po' visionario e tormentato che ricevette il plauso e la lettura critica di Cesare Brandi, e soprattutto i due burri che sono presenti nella stanza, il grande cello Tex Nero, che là proprio la completa in maniera apparentemente dissonante, invece molto compenetrata con gli esempi storici come gli stemmi della famiglia pomposamente raffigurati sopra la cassapanca. E dello stesso Burri si deve un altro oggetto che era nato per il giardino, cioè questa ceramica bicolore bianca e nera che poggia ancora su un supporto di mattoni piuttosto, vogliamo dire, modesto. Ma ci piace ricordare che era un modo degli artisti per valorizzare anche gli oggetti d'uso della villa, perché questa piccola struttura era nata per nascondere un tombino che nello spazio esterno disturbava un po' l'assetto estetico abbastanza raffinato che la stessa villa presentava agli ospiti e ai visitatori. Siamo nella cucina, che è un luogo particolare, evocativo di Villa Brandi. Io magari sarò seduto dove magari c'è stato seduto Ranuccio Bianchi Bandinelli, o Manzù, o Guttuso, chi lo sa. Immagino Cesare Brandi a capotavola, ma ci spiegherà di più la dottoressa Guiducci.
La cucina era il luogo vero dell'accoglienza. Se questo tavolo potesse parlare, ci racconterebbe di belle serate trascorse da Cesare Brandi insieme ai suoi convitati, perché sappiamo che Cesare Brandi amava la buona cucina e ci viene raccontato che intratteneva i suoi ospiti sia facendo gustare le prelibatezze della cucina toscana, ma anche ogni tanto infarcendole di ricette che lui aveva in qualche modo acquisito nei suoi lunghi, nel suo ampio girovagare per il mondo, con delle contaminazioni che oggi magari ci sembrano materia più normale, ma che un tempo destavano anche abbastanza stupore nei suoi ospiti. E intorno a questo tavolo sappiamo che si svolgeva anche un incessante confronto di tipo anche intellettuale con le personalità più rilevanti del nostro Novecento, e quindi si alternavano critici, storici della letteratura, scrittori, poeti, artisti, in un continuo alternarsi di incontri che l'ospitalità di Cesare Brandi, sappiamo dalle testimonianze scritte, rendeva ogni volta unica e soprattutto di grande rilassamento e apprezzamento in un luogo così particolare come era la villa. E quello che vedete è veramente ancora, ci racconta delle suppellettili, il servito in peltro, i mobili, le ceramiche che lui in parte aveva acquistato nei suoi innumerevoli viaggi, il girarrosto che veniva fatto funzionare regolarmente, e sappiamo dalle testimonianze, dalla corrispondenza, perché Cesare Brandi ci ha lasciato un carteggio ricchissimo di oltre 12.000 lettere, in cui ogni tanto si citano questi momenti di convivialità e in cui, per esempio, Burri diceva: io vi invidio con quel vostro buon vino rosso intorno a quel tavolo. Sì, il mio bianco è buono, ma mai come il rosso di Vignano. Quando la famiglia Brandi arrivò a Siena, fece erigere questa cappellina privata per la devozione della famiglia nel 1767, come ricorda una lapide che è infissa sulla facciata esterna. E questo luogo conserva la memoria e la presenza di tutti i membri della famiglia Brandi, ultimo Cesare Brandi, morto nel 1988, con questa struggente e questo struggente epitaffio tratto dai suoi scritti: e anch'io amo quest'urna, sebbene non abiti più a Siena. I miei affetti, quasi tutti morti, sono là, e i miei sogni, quando sogno. Bene, abbiamo fatto questa visita a Villa Brandi, davvero bella, sarebbe da rimanere qui non fosse altro che per il luogo davvero fantastico. Al di là del cancello si vede uno storico panorama di Siena, che probabilmente era anche quello che vedeva, anzi senz'altro, Cesare Brandi, da qui la sua voglia di tornare sempre in questo luogo davvero magico. Ma noi vogliamo cogliere l'occasione di parlare anche di un progetto che è stato messo insieme dalla soprintendenza, diciamo, dallo staff della Pinacoteca, mettiamola così, e qui c'è Annalisa Giovani, che ci ha fatto un po' da padrona di casa in questa visita a Villa Brandi con la dottoressa Guiducci. C'è un progetto che è, come dire, una proiezione verso il territorio, soprattutto forse verso i più giovani, i bambini, eccetera. Ce ne parla un attimo? Sì, il progetto si chiama Eterno Presente. Eterno Presente sono delle parole che usava Brandi per descrivere la vita dell'opera d'arte anche dopo la sua produzione, che riguarda anche la sua conservazione. E
È un progetto che abbiamo presentato come Pinacoteca nel 2019 all'interno del bando Siena in divenire della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. È la volontà di valorizzare il nostro patrimonio rispetto effettivamente alla città e valorizzare la Pinacoteca e Villa Brandi quali luoghi identitari per la cittadinanza. Il progetto è rivolto ai ragazzi e ha un occhio alla città, ma si vuole aprire anche all'esterno. Avremo degli interventi di artisti legati all'Art Institute, quindi artisti stranieri, e dei progetti legati alla musica. Una prima parte ha riguardato i lavori di ristrutturazione della Tinaia e di Villa Brandi e il restauro del pianoforte. Successivamente, insieme alle partnership con il Siena Jazz, l'Accademia Musicale Chigiana, l'Istituto Rinaldo Franci, faremo dei concerti aperti alla cittadinanza. Contemporaneamente ci stiamo concentrando sulle attività didattiche insieme all'Università e all'Università per Stranieri di Siena. E attività didattiche che vogliono mettere al centro la relazione fra l'arte antica, la sua conservazione e l'arte contemporanea. In tutto questo dedicheremo anche una giornata al rapporto fra Cesare Brandi e Ranuccio Bianchi Bandinelli, perché un'altra partnership è la Villa di Geggiano. Beh, insomma, grazie a Annalisa Giovani, che ricordiamo, insomma, rappresenta in qualche modo in questo momento il Ministero dei Beni Culturali, significa che c'è un'attenzione all'interno del polo museale toscano per tutte le nostre cose e non poteva che essere così. Grazie davvero Annalisa Giovani. Allora, noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, però dopo le due tappe alla Pinacoteca, questa Villa Brandi, resteremo in qualche modo sempre in ambito Pinacoteca, perché la prossima settimana vi faremo fare un viaggio dentro la collezione Piccolomini Spannocchi, che è passata dalla Pinacoteca alla collocazione al Santa Maria della Scala, una collocazione permanente, quindi ci sarà spazio e tempo per andare a vederla, e quella sarà la parte fondamentale della nostra trasmissione, che dedicheremo però anche all'altra esposizione, quella non permanente, finirà a novembre, che riguarda la Madonna del Solletico del Masaccio nella cripta del Duomo, davvero un'accoppiata di grande suggestione. Sarà la nostra penultima puntata, poi concluderemo la nostra serie iniziata a settembre con un viaggio nei Bottini. Grazie a chi ci ha seguito, buona serata.